Allora, com'è andato questo nuovo allenamento di hockey? Chi mi risponde? Vi siete divertiti? Sì. 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 Cosa state imparando? Alcune mosse. Alcune mosse. Molti esercizi. Stiamo facendo esercizi, partite. Mm-hmm. Non lo conoscevate l'hockey su prato? No. Chi è che lo conosceva già? Io sì. E quindi tu eri già brava, sapevi già fare tutto? No, io lo conoscevo però non lo praticavo. Mm-hmm. E vi piace lo sport in generale? Sì, troppo! Mm-hmm. E giocare tutti insieme, il gioco di squadra, come funziona bene? Più o meno, la cosa più o meno perché? Più o meno perché alcuni fanno di testa loro, cioè non possono la palla. Vanno per i fatti propri. Beh, però sono cose che si devono imparare man mano, no? Sì. Tu dimmi, come ti piace allora giocare a hockey con tutti i tuoi compagni? Tanto mi piace, perché è bello, si gioca con la mazza. Praticamente l'hockey fa anche imparare molte cose. Tipo? Quali? Tipo stare insieme, ma comportarsi bene, gioco di squadra. Conoscevo anche questo sport, l'ho praticato una volta ma non qua. Io frequento il corso appunto dalle 5:30 alle 6:30. Molto bello. Ma tu vuoi diventare un professionista? Sì. Ah sì? Mi piace questo sport. Mm-hmm. Di solito le guardavo da casa perché abito là, verso via Poma. Mi piaceva. E anche tu vuoi diventare un campione? Sì. Ah sì? Quindi un allenamento duro, sei pronto? Sì. Fammi vedere i muscoli. No. Come no? Non ci sono ancora? Sì che ci sono. E allora? Che cos'è questo bombaccio? Noi siamo fieri di aver offerto ai nostri ragazzi la possibilità di praticare sport in orario pomeridiano, perché soprattutto in un contesto piuttosto difficile che presenta molte criticità come questo, il fatto di praticare uno sport dopo l'orario scolastico non è affatto scontato e per i nostri ragazzi è stata una grande opportunità. Noi siamo convinti, e i risultati ci stanno dando ragione, che questo possa consentire sia a loro di conoscere meglio il proprio corpo e quindi riuscire a relazionarsi con gli altri ragazzi, ad imparare anche il senso della collaborazione. Questa zona presenta delle criticità, delle difficoltà a livello sociale. Questo progetto di sport gratuito li può aiutare ad affrontare questi problemi e a crescere anche? I dati di contesto che raccogliamo per l'Invalsi e per la documentazione scolastica ci dicono proprio chiaramente che c'è una situazione di difficoltà sociale, i numeri ce lo dicono, e soprattutto nelle quarte, quinte e poi nelle scuole medie diventano più difficili da gestire, perché chiaramente a volte la scuola è sola nel controllare molte dinamiche. Sicuramente la possibilità di praticare uno sport di squadra in forma gratuita, tra l'altro con degli istruttori che sono ragazzi giovani, che quindi muovono anche tutto un mondo nel loro immaginario, collegato però alla scuola, valorizza sia la scuola, sia lo sport, sia diciamo, la coesione dei nostri ragazzi. Noi siamo sempre alla ricerca di proposte a livello sportivo, perché reputiamo che lo sport sia importante per la crescita dei ragazzi. Di norma abbiamo delle attività che durano nel corso dell'anno, una decina di lezioni per ciascuna attività. Quando abbiamo ricevuto la proposta da parte del professor Mazzarella per questa attività di hockey, siamo rimasti dapprima sbalorditi, perché ci proponevano attività a livello scolastico durante le ore di lezione. E poi ci hanno parlato di questo collegamento con le attività che potevano fare i ragazzi all'esterno. E questa è una cosa che ha entusiasmato prima noi insegnanti. E quando i ragazzi hanno provato a fare questa attività nuova, perché l'hockey su prato obiettivamente non era conosciuto da nessuno di questi ragazzi, anche noi avevamo poca conoscenza nel campo, abbiamo visto che comunque i ragazzi hanno reagito in modo spontaneo ed entusiastico, perché questa attività piace realmente molto. La classe presenta molte criticità, quindi anche difficoltà nel controllo del comportamento, delle reazioni, e talvolta si sono riscontrati episodi anche di aggressività verbale e
a livello di comportamento. Questa proposta li sta educando al rispetto delle regole, al rispetto del gruppo. Non si chiama educazione motoria a caso, ma è un'educazione totale, quindi globale, quindi un'educazione motoria che riguarda anche ad esempio il linguaggio, quindi un'educazione del corpo. Molti di loro sono preadolescenti già, quindi il corpo cambia e molti di loro appunto hanno bisogno proprio di anche un controllo a livello proprio di linguaggio educativo. E questo sport, che comunque è come qualsiasi altro sport, gli permette appunto di essere disciplinati a livello sia fisico, motorio, ma anche comportamentale. Quindi c'è stato effettivamente un cambiamento all'interno anche dell'aula scolastica. Io mi auguro che intanto per tutti, quindi per quanto riguarda la classe, sia un punto di partenza, un nuovo stimolo per il futuro, per altri sport, per il passaggio che ci sarà con la scuola secondaria, quindi come usare uno sport come un mediatore per superare anche le difficoltà, mentre anche per quelli, per gli studenti extra che fanno l'attività extrascolastica, sia come un punto per riscattarsi anche a livello sociale. 1, 2, 3, binari!